ad Alberto Dandolo. Vediamo se ci siamo, se ci siamo, se ci siamo. Sì. Capisco mai quando è partito, quando sì, sì, sì. Eccoci, allora ragazzi, ci siamo. Vogliamo darvi una grandissima notizia, una grandissima novità, perché da oggi Raffaello da oggi e Susi, da oggi partiamo e saremo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Dove? Su dove? Su Radio Zeta, ragazzi! Pomeriggio Zeta, quindi collegatevi, 266 del Digitale Terrestre, questi due bei ragazzi con me, fino alle 18. Quindi Susi ha adottato gli Onestone in pratica. Gli Onestone, giustamente. Ma te la senti, Susi? Sì, dai, mi sono fatta coraggio. Beh, mi faccio coraggio. Siamo simpatici. Ancora sì, non sai in che cosa sei andata a impelagare. Per il momento siamo simpatici. Strada facendo, vedremo. Ma perché ancora ci ha conosciuto da poco. Mi ha bevuto un caffè, quindi adesso ancora non si rende bene, secondo me, conto un della caffè cosa. Non si nega a nessuno. Tutti siamo simpatici, poi vedremo. Quindi, ragazzi, era nato tutto da un sogno. Vi ricordate quel piccolo radio bomber che era partito, quella cavolata lì? Alla fine è diventata veramente realtà. Quindi come adesso noi siamo qui. Io partiamo 10 minuti e Radio Z, pomeriggio di Radio Z, Lione Stone con la nostra amica Susanna. Che bello, ragazzi. Che Susanna bello. E Lione Stone dalle 15 alle 18. Ricordiamo. Sette nani, un po', esattamente. Dai. Ricordiamo tutti gli. Allora, 266 del Digitale. Esatto, questa è la cosa. Quindi ricordiamo tutti i nostri amici che è possibile che questa è una radiovisione, quindi anche sul digitale è possibile. Certo, 266. Ok, lo vogliamo dire una trova, lo vogliamo dire un milione di volte. L'han capito, hanno capito, hanno capito. Tu devi lasciare che loro ascoltino, non prendere iniziativa. Mai. Cioè, non so se avete già capito il mood. Vabbè, andiamo. Sta già cambiando idea, secondo me. Susi tra un po' ci abbandona, quindi scapperà via. Me li porto via tra poco. Ciao ragazzi, un bacione. Ciao. Susi, non scappare, ne dobbiamo fare un altro da 20 secondi.